Solo 8 comuni su 28 hanno deliberato o stanno per farlo. Per gli altri, evidentemente, l'ex tribunale di Sala Consilina può attendere o è considerato ormai un capitolo chiuso che non vale nemmeno una delibera. È significativo ed amaro bilancio provvisorio dell'iniziativa promossa dagli avvocati Elisabetta Giordano, Silvana Viola e Sonia Alfisi dell'Associazione Giustizia Possibile, Tribunale di Sala Consilina. Tramite posta certificata, lo scorso 24 aprile l'associazione ha provveduto ad inviare a tutti i sindaci del circondario del Tribunale di Sala Consilina l'invito a deliberare in favore della riapertura dell'ex tribunale, insieme ad un facsimile di delibera contenente le ragioni di diritto alla luce della relazione della Commissione Vietti e dunque aggiornate all'attualità. A distanza di un mese, i comuni che hanno provveduto alla richiesta di deliberazione sono stati Sala Consilina, Pertosa, Auletta, Montesano sulla Marcellana con delibere pubblicate e San Pietro, Altanagro e Polla con delibere ancora non pubblicate. Il comune di Sant'Arsenio delibererà nella seduta del Consiglio del 26 maggio e il comune di Sassano nella seduta del 27 maggio. Dalla nostra richiesta inviata tramite PEC a tutti i comuni interessati evidenziano in una nota stampa gli avvocati Elisabetta Giordano e Silvana Viola è trascorso un mese. La lentezza e l'indifferenza delle amministrazioni ci fanno pensare a un vero e proprio disinteresse verso i problemi del territorio. Per l'associazione Giustizia Possibile la questione del Tribunale di Sala Consilina non è un problema che riguarda poche persone, ma tutto il territorio che dal 13 settembre 2013 ha subito un grave depauperamento sia economico che sociale. Addirittura, continuano gli avvocati Elisabetta Giordano e Silvana Viola, in alcuni comuni le PEC non sono nemmeno state prese in considerazione dai rispettivi addetti responsabili, pur avendole ricevute sino ad oggi risultano totalmente ignorate. Questo atteggiamento ci preoccupa molto e ci induce a pensare che le amministrazioni locali ragionano secondo altre logiche che evidentemente sono in contraddizione con gli interessi del territorio. In conclusione, l'associazione Giustizia Possibile prende atto con piacere della sollecitudine dei comuni che hanno già adottato le rispettive deliberazioni e sollecita ancora una volta i sindaci dei comuni del circondario del Tribunale di Sala Consilina, Golfo di Policastro compreso, che ancora non lo hanno fatto, a deliberare al più presto in favore della riapertura del Tribunale di Sala Consilina nell'evidente interesse di tutto il territorio.